con la nuova legge elettorale e con la riforma costituzionale si andrebbe a creare un abominio definitivo, nel senso che il Movimento 5 Stelle del quale io faccio parte, posso vincere, posso perdere, il problema è che non si può e non si deve essere, non si deve essere, il potere accentrato nelle mani di uno o di pochi, perché se io ho il potere, se sono il Movimento 5 Stelle, posso decidere che dimezziamo il potere parlamentare, lo stipendio parlamentare, eccetera, eccetera. Se però sono forza nuova, o sono Salvini, dove arrivano i barconi? Se mettiamo l'esercito, prima che passi l'arco territoriale, la raffica di Mitra. Siamo d'accordo? No, perché dopo il problema è questo. Questo può succedere con gli immigrati per estremizzare, può succedere con qualsiasi altra cosa, perché ti faccio presente, questi genialoidi che sono adesso al governo, sono gli stessi che hanno fatto il bail-in, che adesso ti vengono a raccontare che non va bene, e sappiamo Fonsti che va a fare il fenomeno con la Merkel, che dice adesso le banche siamo tranquille, il Monte dei Paschi, se non lo prendono per i capelli, quello ciocca e non sarà l'unico. Io vorrei sentire qualcosa sul referendum. Non su queste cose, allora, non mi interessano, perché se tutti e quattro di cosa fare? Allora, possiamo intervenire Monica, poi si chiama la domanda, chi c'è dopo? Io voglio solo dare un suggerimento a Pedro e ci diamo da solo. Solamente per dirti che il benessere di una democrazia si valuta solamente da una cosa, da quanto sono tutelate le minoranze. Io per questo vi dicevo, pensate che vinca il peggiore dei vostri nemici. Io non so qual è il partito che tu meno apprezzi, ma tu pensa, se vincesse quel partito, perché come ti ho detto al ballottaggio bastano pochissimi voti per avere il 54% della Camera, però tu a quel punto non hai nessun tipo di potere come minoranza. Oggi le minoranze hanno pochi poteri, ma li hanno. Con questa riforma elettorale, revisione costituzionale, tu non avrai nessun tipo di potere, che significa che la democrazia italiana non potrebbe affatto di buona salute. No, aspetta un attimo, ci sono delle altre domande. Cesare intanto. Sì, buonasera, mi chiamo Cesare, sono un cittadino di Granarolo. Innanzitutto grazie al Movimento 5 Stelle per ospitarci e per il suo. E grazie a Monica che è stata molto, per me, molto chiara e concreta, perché rischio di parlare di queste cose, di parlare di grandi sistemi e noi cittadini normali che normalmente non entriamo dentro questi temi facciamo fatica a capire. Invece è stata, secondo me, molto brava. C'è una parte, i sostenitori del sì, che dicono vabbè, non sarà la migliore riforma che potevamo fare, però è già qualcosa, e quindi piuttosto che niente meglio tutto. Io credo che nella Costituzione non vada che ho detto meglio piuttosto che niente meglio piuttosto, secondo me è meglio niente, perché se dobbiamo andare a mettere mano a quello che ci ha garantito finora, volenti o nolenti, una democrazia e una pace sociale anche, prima di andare a toccare quello lì, secondo me è meglio fare appunto studiare tutti gli scenari che si possono creare. Siccome un po' ho letto prima di venire a questa riunione, in effetti il rischio, come diceva anche Monica, è quello di uno non semplificare niente, di creare confusione tra Camera e Senato, non si sa bene quando debba deliberare uno e quando debba deliberare l'altro. Primo. Secondo, non è vero quello che dicono il sì, che riducono i costi del Senato come se 100 senatori che vanno a gratis vadano là per amor di patria. Secondo me il costo del Senato, non pensiate che siano solo i senatori, insomma, è come la barra della provincia. In realtà la provincia ci hanno tolto, come ha detto il consigliere di Costello prima, ci hanno tolto con la riforma della provincia e della città metropolitana, l'unica cosa che ci hanno tolto è il diritto di voto per la provincia. Secondo me noi dobbiamo iniziare a spiegare ai cittadini, e parto dalla parte pratica, nei nostri comuni, Granarolo, Castenaggio, Budrio, noi dobbiamo far vincere il no qua. Se ognuno di noi fa la sua battaglia nella sua zona, poi speriamo che a livello nazionale i no saranno più del sì. Non...
questa Costituzione che abbiamo è nata, sappiamo come, dopo una guerra, dopo una resistenza, dopo la vittoria sull'antifascismo, in quel contesto lì. È nata con l'Assemblea Costituente che è stata eletta, votata, gente votata che rappresentava tutto il popolo, tutti i partiti, va bene? Ci hanno messo un grano, quello che è fare la Costituzione, e poi è partita la Repubblica. Adesso un valore così grande lo si vuole cambiare come? Per mano di un Parlamento che è illegale, perché è stato eletto con il Porcellum che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale. Un Parlamento così può permettersi di fare più dell'ordinario nell'attesa di essere sciolto, no? Tra 50 anni, se i nostri figli ci verranno a chiedere conto, cosa i nostri nipoti nel mio caso, cosa gli risponderemo? Poi si può parlare anche di tutti. Grazie, grazie. Chi è anche Castenato? Io ringrazio Monica, e ha ragione a dire che l'ha fatta veramente comprensibile a chiunque, perché se a 10 anni riesce a capire i primi 12 articoli e anche qualcosa dopo, vuol dire che è veramente comprensibile a tutti. Io quell'articolo 70 lì ho avuto dei problemi a leggermelo anche adesso, sono 2 pagine di roba contro 2 righe. Se quella è una Costituzione, io non posso dire altro che votare no a una cosa simile. L'altra cosa che mi preoccupa è anche quella che diceva Stefano prima, perché così di punto in bianco una materia delicata, oltre alle questioni di revisione costituzionale, come può essere quella della dichiarazione dello stato di guerra e la concessione di poteri speciali al governo, per questo è affidata alla sola Camera e non viene mantenuta come potere bicamerale. Cioè, questa cosa mi preoccupa. Perché veramente un partito che va su può dichiararsi una guerra di ruolo in spregio totale all'articolo 11 dove c'è detto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa. Abbastanza. Grazie. Buonasera, io sono Mazzanti, sono di Budio e condivido gran parte di quello che è stato detto questa sera. E volevo dire, visto che prima Selleri all'inizio almeno sollecitava il fatto di trovare dei collegamenti con quelle che possono essere anche le implicazioni non soltanto a livello di gestione governativa ma anche di implicazioni locali, appuntare alcune modifiche che secondo me sono importanti, ma la cosa più interessante secondo me è quella dell'articolo 119 che riguarda le risorse degli enti territoriali, dove il capoverso che dice che i comuni, le province e le città metropolitane stabiliscono e applicano i tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione viene modificato aggiungendo 2 parole, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Se capisco bene, ma volevo anche una conferma, mi sembra di capire che la Costituzione a questo punto dice sì, i comuni possono fare quello che vogliono con i propri tributi, però devono essere non solo in armonia con la Costituzione, ma questo mi sembra evidente, ma quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica, cioè mi sembra che ci sia un percorso contrario rispetto ad una diciamo, autonomia locale. E ultimo, poi termino, è l'articolo 120 che è il potere sostitutivo del governo. In sostanza anche qui mi sembra di capire che il governo può in caso di motivata urgenza, ma la motivata urgenza è tutta relativa, diciamo sostanzialmente sostituirsi al governo delle regioni, delle province e dei comuni, sostanzialmente ti può commissariare quando vuole. Grazie, grazie. Allora, inizio dalle ultime domande che in realtà sono riassumibili in un concetto. Cioè, per l'ennesima volta stiamo mettendo mano al titolo quinto, come fatto nel 2001. Il problema è che anche quella è stata una revisione mal fatta, e infatti i padri di quella revisione oggi dicono che effettivamente era mal fatta. Come l'articolo 70, che dicevo prima, creerà conflitto tra poteri dello Stato, così la riforma del titolo quinto vecchia ha creato un sacco di conflitto, e quindi in questo caso non le Camere, ma le autonomie locali sono state costrette ad andare davanti alla Corte Costituzionale a dire
chi ha ragione qua, l'autonomia o il centro, cioè il nazionale? Il fatto è che questa è l'ennesima riforma del titolo quinto, che poi sarebbe un altro mare magnum di cui parlare nel tema della revisione, semplicemente stanno cercando di accentrare nuovamente, perché hanno visto che dare troppo spazio alle autonomie locali è qualcosa di ingestibile per il nazionale. Quindi in realtà questo federalismo è un federalismo che sta facendo retromarcia.